Allora, innanzitutto complimenti per questa candidatura. Questo per te è stato un anno di film molto importanti, a partire dall'Industriale, poi ACAB, adesso Romanzo di una strage, per cui hai avuto la candidatura. Un tuo commento a caldo? Beh, sono molto contento di questo anno, sono molto contento di essere qua tra quelli che rappresentano Romanzo di una strage, però insomma poi ognuno di noi ha, rispetto a quello che fa, il proprio ricordo di ogni vicenda. Sono contento che il David ci sia per la candidatura ci sia per questo, però sono altrettanto contento di aver partecipato a tutti i film che hai citato tu. Il personaggio del Pinelli è stato forse quello più impegnativo, non lo so, rispetto a questi che hai fatto, perché comunque hai dato il volto a una persona realmente esistita. C'è stato più un senso di responsabilità in questo? Guarda, in realtà non la divido così nettamente. Ci sono delle difficoltà magari a fare una persona semplicemente fuori dalla tua fantasia, per cui è stato sicuramente un impegno diverso per quello che riguarda la responsabilità nei confronti della famiglia, nei confronti di un evento storico così importante, però io cerco di mettere l'impegno sempre allo stesso modo nei progetti, in tutti i progetti. Senti, rispetto agli altri anni, quest'anno ci sono molti più film di impegno sociale, mentre gli altri anni c'erano più commedie. Secondo te è un segno del risveglio della coscienza civile di questo paese, almeno cinematograficamente parlando? No, penso che è sempre stato così, penso che ci sono sempre state delle onde di un tipo piuttosto che di un altro. Sarebbe bello riuscire a farli convivere, non dover fare per forza una volta bianco e una volta nero, sempre che questi siano bianco e nero. Io credo che noi abbiamo l'obbligo di dare una varietà alle persone che vengono al cinema, che vanno al cinema, per cui io quest'anno ho fatto anche i film di Verdone, sono contentissimo proprio di questo, di aver fatto cose così diverse tra di loro. Complimenti! Ti ricordi che ci hai fatto l'intervista? Giuro, veramente, sono molto contento. Sono stato molto emozionato perché davvero non pensavo. Senti, è una delle rare volte che il premio viene diviso con l'attrice partner, questo ti dà una gioia in più? Beh, noi siamo stati sempre insieme dall'inizio in questa cosa, siamo entrati insieme in casa Pinelli, abbiamo un'anima simile, ci siamo commossi per le stesse cose, ci siamo dati forza entrambi. Io sono molto contento che la famiglia Pinelli sia qua, insomma, che sia riunita in questo premio. A chi lo dedichi? A loro e alla mia di famiglia.